Un saluto da Matteo Pitano, ben ritrovati. Quasi tutto pronto per l'inizio della prima giornata di questa nuova stagione 2022-2023. Eleven Sports, come sempre, live dallo stadio Nicola Cerabolo per la sfida che inizierà tra pochissimo, quella tra Catanzaro e Picerno. Due squadre che si ritrovano esatto. Inizia adesso il campionato di Catanzaro e Picerno. Allora, buon campionato a tutti. Il primo pallone del Catanzaro subito a cercare Tentardini. Due passi dentro l'area. Conclusione col piede debole per il mancino. Allarga tutto su Guerra, che ha spazio, può impostare. Di prima D'Angelo, il solito velo che è liberato molto bene, occhio a questa azione. La conclusione, Fulignati a dire no, giocata bellissima con il tocco di Reginaldo a liberare Pitarresi, a dire no, oltre la metà di questo primo tempo. Chion, Tentardini, Biasci si lancia nello spazio, Tentardini, si chiude il triangolo, Tentardini prova a prendere tempo su Novella, cross di prima intenzione, la palla passa a Iemmello col destro. Stop e tiro per Iemmello che non... Lo scarico su Ghion, trasto con Dettori, palla sempre giallo-rossa, imbucata proprio per Ghion, altezza del dischetto, Biasci controlla, Biasci! Biasci! Si sblocca il match, 27 minuti, Catanzaro 1, Picerno 0, la firma di Tommaso Biasci. Mulè allontana, Verna aspetta il movimento di Tentardini che tarda ad arrivare, si complica vita, palla per Cuda che calcia! Fulignati chiuso lo specchio facendo un metro avanti. Fuori il Catanzaro è lì, linee strette di difesa del centrocampo. D'Angelo, solito passo morbido, Cuda spazio per colpire, non riesce a dare potenza e precisione, si dispera. Ancora Sonas, lo scarico per Biasci col destro, murato da De Franco, che azione del Catanzaro. Verna prova la conclusione col sinistro e per poca non trova l'angolo. Alla destra di Crespi, palla fuori, ci ha provato Luca Verna, bella azione del Catanzaro. A 5 minuti il movimento senza palla del belga, che apre sul cross dentro per Iemmello. Pietro Iemmello, Catanzaro 2, Picerno 0, firma subito il primo gol in questa nuova stagione, l'illustrissimo Pietro. Ecco, morbido, geniale, ancora su Sonas che... aveva controllato, stava andando a calciare, il pallone gli è stato portato via, resta giallo-rosso. Iemmello, Brighenti, morbido all'interno dell'area, colpo di testa! De Mulè! Gol all'esordio per Erasmo Mulè, Catanzaro 3, Picerno 0. Che gol di Mulè! Ha sfruttato... Golfo, 3,60 su se stesso, Gatti lo aspetta, imbucata geniale per Cuda che può andare alla conclusione, la prova e la palla passa ma non trova a mantenere il possesso, lo scarico su Iemmello che viene a destra a giocarla, l'imbucata su Van de Putte, il movimento di Biasci all'interno dell'area, palla che passa, arriva Tentardini al volo, il tocco determinante di Serie B, intanto viaggia Van de Putte sulla sua corsia preferita, gioco di gambe, Van de Putte lo aspetta, Novella, Van de Putte non trova l'angolo più lontano, pronto a telecomandare in aria il pallone Van de Putte col destro, palla che viaggia, colpo di testa secco ancora una volta di Mulè. Di Mulè, parata sicura a bloccare la sfera da parte prima, allarga su Welbeck, occhio a questa azione, Welbeck sulla destra per Situm, da sinistra a destra il cross, la spizzata di Van de Putte, la parata di Crespi e poi Pietro Cianci trova il gol, 4-0 per il Catanzaro, non segnava da dicembre Pietro Cianci, 4-0 a fare gol. Lancio lungo a cercare Gerardi, palla che resta lì, Pitarresi elegante, prova a calciare, palla messa dentro, la conclusione sembrava fatta e invece no. Trovato anche la ciliegina sulla torta, vale a dire il gol di Cianci, dice che può bastare così il signor Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto, esordio perfetto per il Catanzaro che batte il Picerno in questa prima giornata per 4-0.